Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi parleremo dell'episodio 130 di Dragon Ball Super, appunto farò una sorta di recensione e darò infine il mio parere. Sì, lo so, ho detto che non avrei fatto più recensioni di Dragon Ball Super perché non tanto mi piaceva. Però dato che sta finendo l'anime e ormai mancano appunto, anzi non due ma un episodio, ho deciso di riprendere per 2 settimane appunto questa serie. Tanto per darvi appunto il mio parere sugli ultimi episodi, dei quali appunto ho parlato male nei video più recenti, dato che comunque c'è stato un cambiamento che mi ha fatto cambiare appunto opinione. E niente ragazzi, detto questo, vi lascio al video, spero che il video vi piaccia, buona visione. Episodio 130 di Dragon Ball Super, un episodio che sinceramente non mi ha dato tante aspettative. Guardando le sinossi comunque si presagiva la sconfitta di Goku, seppur con metodi diversi, infatti si era specificato ad un Goku che cadeva dall'arena, però sconfitto definitivamente, sconfitto magari da un Jiren che era diventato troppo forte, e poi successivamente sfinito. Fortunatamente non è stato così, abbiamo visto prima di tutto lo scontro tra Goku e Jiren. Durante lo scontro Jiren era rimasto sconvolto dalla potenza rinnovata di Goku, e quindi diciamo che non accettando l'ideale di amicizia proposto ovviamente da Goku, di che appunto parlava del fatto che, diciamo, citando Kingdom Hearts, gli amici sono la sua forza, Jiren ha ripudiato questo ideale e ha continuato a combattere per se stesso, per far sì che la tragedia che l'universo non venga eliminato, ovvero una tragedia simile a quello che è successo con la sua famiglia, non si ripeta appunto. Quindi per non rivivere quell'orrore, Jiren ha deciso di dare tutto per tutto. Ha utilizzato una forma particolare, secondo me, simile a quella di Toppo, ovvero i suoi muscoli si sono ingrossati, però Laura aveva qualcosa da dirci, secondo me. Secondo me quello era una sorta di ultra istinto. Non lo so perché, ma ho sto presentimento che sia qualcosa che ha a che fare con questo stadio divino, anzi, con questo stato mentale, non è uno stadio divino. Perché comunque abbiamo visto un Jiren che aveva quest'aura identica palesemente all'ultra istinto, solo rossa. Quindi magari sarà proprio una trasformazione diversa, anzi, uno stato mentale diverso. Non lo so ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Comunque, abbiamo visto lo scontro andare avanti. Jiren che ha fatto la bastardata di colpire gli spalti, minacciando appunto di eliminare tutti quelli che si trovavano lì. Goku, per difendere i suoi amici ovviamente, ha deviato il colpo che era molto potente e si è definitivamente infuriato, colpendo Jiren ad una velocità assurda, l'ha devastato di colpi. Successivamente poi lo scontro è finito con Goku vincitore, però non è finita qua. Come al solito Goku ha perso tempo, cosa che ormai è risaputa su Dragon Ball che si perde tempo, l'avversario riesce a vincere in qualche modo, la sconfitta non è definitiva, l'eroe si risolleva con un asso nella manica e vince lo scontro, sappiamo tutti come andrà a finire. Però diciamo che è stata una bella successione di avvenimenti. Soprattutto comunque è stato bello vedere che Jiren ci è rimasto male a dover sconfiggere ed eliminare Goku. Infatti ha fatto un bel discorso chiamandolo orgoglioso guerriero ed inoltre parlando pure del fatto che seppur Goku verrà eliminato resterà per sempre nei ricordi di Jiren. Frase molto toccante, ma detto da un bastardo che fino a 2 minuti fa ha provato ad eliminare tutti i guerrieri dell'universo da cui proviene Goku che erano presenti al torneo del potere, non fa tantissimo effetto effettivamente. Comunque, Goku è caduto dall'arena? No, non è caduto. Infatti durante la caduta è stato salvato da Freezer che si è rialzato. E ho detto vabbè, è finita qua. Freezer si è rialzato, già lo sapevamo, ma non è finita qua. Infatti abbiamo avuto una sorpresa molto piacevole, ovvero di C17. E qua voglio aprire una parentesi, perché l'abbiamo visto praticamente risollevarsi abbastanza ferito, però non morto. Si pensava infatti che fosse morto. E ho visto oggi alcuni che nel gruppo di Facebook di Dragon Ball, gruppo italiano, si lamentavano del fatto che C17 è tornato praticamente senza motivo, con una forzatura. E ora non capisco una cosa. Se Vegeta, diventato molto più forte dalla volta che ha provato l'autodistruzione, questa volta è riuscito a sopravvivere seppur con notevoli danni, non ha dato fastidio
Allora perché ha dovuto dare fastidio C-17 che ha deviato il colpo di Jiren, anzi l'ha più che altro affrontato direttamente? E sì, era tantissima potenza, ma C-17 comunque è riuscito a resistere in qualche modo, va bene? Si pensava che fosse morto. Però tutto sommato, raga, ci può stare. Poi dobbiamo pensare al fatto che Dragon Ball non è un anime come, che vi posso dire, un Death Note o qualche altro anime magari più studiato. Dragon Ball è un battle shonen, un anime dove ci sono mazzate ignoranti e trasformazioni fighe. Stop. E va bene così, attenzione. Quindi inutile farsi tutti questi complessi, raga. Guardiamo l'anime. Non pensiamo a cosa è meglio, a cosa è peggio, ma semplicemente spegniamo il cervello e guardiamo l'anime. Inoltre abbiamo visto poi appunto Jiren che si preparava, seppur comunque molto stanco, ad affrontare Freezer C-17. Parlando delle animazioni, sinceramente mi sono piaciute. Tranne che all'inizio Jiren sembrava tipo l'incrocio tra uno tipo che ha mangiato abbastanza e lo Slenderman. Cioè veramente si alternavano dei frame dove Jiren sembrava tipo grasso e altri dove era magrissimo. Vabbè, questo comunque sono perché le sequenze erano in movimento. Anche se non capisco perché tutti gli anime hanno delle sequenze animate, delle animazioni fatte bene senza il minimo problema. Cioè la maggior parte sì, ovviamente ci sono gli anime che hanno delle animazioni di merda, però sono abbastanza pochi, ecco. Purtroppo a volte tra questi si piazza pure Dragon Ball Super, seppur comunque in questo episodio ci siano delle animazioni molto belle, come ho detto prima. Ci sono dei frame veramente assurdi, come quando Goku dà il pugno a Jiren, e in generale poi dopo i primi minuti comunque lo scontro si assesta e le animazioni diventano molto migliori. Parlando infine delle anticipazioni, posso dire che sono veramente in hype, dato che sembra che vedremo un'ottima conclusione del Trono del Potere, a differenza di quanto avevamo capito con le anticipazioni dello Shonen Jump, del V-Jump, là, come si chiamano, non lo ricordo proprio. Sembra proprio che vedremo Goku affrontare Jiren insieme a Freezer e C-17. Vabbè che Goku tipo ora come ora ha tipo gli spasmi e quindi penso che inizierà a combattere da metà episodio. Probabilmente prenderà l'energia da Freezer e C-17 e spero in una redenzione di Freezer. Anche se snaturerebbe un po' il personaggio, ma sarebbe figo vedere un Freezer tra virgolette buono. Inoltre spero che vedremo qualcosa dopo il Torneo del Potere e non una conclusione così, finito il torneo non si sa cosa succede. Diciamo che dalle anticipazioni inoltre si capisce che il colpo finale, o comunque uno dei colpi finali, questa era una piccola chicca che volevo aggiungere, sembra essere sferrato da tre flussi blu, quindi magari i tre combattenti uniranno le forze e combatteranno, colpendo infine Jiren con un pugno a testa ovviamente molto potente. Tipo pugno del drago? Ma speriamo, guarda. In sintesi, questo episodio sì, mi è piaciuto. Mi ha fatto urlare al miracolo, non tanto, anche se comunque mi ha fatto rivalutare un po' il finale di Super e spero ovviamente di vedere l'episodio 131 e di vederlo comunque come un episodio bello, sperando infatti che ci sia una conclusione degna. Quindi in sintesi mi sento di dare a questo episodio un bel 7,5. Sarebbe potuto essere anche migliore, ma tutto sommato va bene. E niente ragazzi, il video finisce qua. Fatemi sapere voi cosa ne pensate dell'episodio di Dragon Ball Super, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto lo potete specificare magari nel commento, tanto per fare una discussione tra di noi. Inoltre vorrei un po' il vostro parere, perché settimana prossima, ovvero sabato, poi allo scoccare della mezzanotte, comincerò una live che andrà avanti fino all'1:30, ovvero quando già sarà finito praticamente l'episodio di Dragon Ball Super. Dato che vorrei fare una live dove vedremo insieme l'episodio, non metterò l'episodio in live perché sennò mi buttano giù il video, ma metterò probabilmente un link che potrete cliccare e poi potrete vedere appunto l'episodio insieme a me. Lo commenteremo assieme, giocheremo assieme prima dell'episodio e passeremo appunto una nottata tra virgolette molto interessante. E niente ragazzi, lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche di guardi i video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook. Noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto alla Feraz. Bella.